La cosa più importante nelle nostre vite non sono i soldi, ma è il tempo. Nel corso degli anni ho cercato di affinare la mia tecnica per poter andare a utilizzare meglio il mio tempo, produrre più cose in un arco temporale minore e cercare di ottimizzare il tutto affinché io potessi avere tanto tempo da spendere con la mia famiglia. Nel video di oggi ti vado a dare 5 attività o consigli che io ritengo essenziali e che mi permettono di fare le cose. Tante cose, con molta tranquillità, pur avendone, ti posso assicurare, tante da fare. Però tutto questo dopo la sigla. Ciao, bentornato sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio. Il canale del tuo amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto. Nel video odierno ti vado a dire le 5 cose che io faccio e che secondo me dovresti fare anche tu in modo che il tuo tempo possa essere ottimizzato, organizzato e che sia il tuo servo e non che tu sia lo schiavo del tempo. Prima di iniziare, a mio parere, la cosa più importante non è uno dei consigli, ma è l'obiettivo. L'organizzazione del tuo tempo deve avere un obiettivo ben definito. Lo fai per lavorare meno, ma meglio? Lo fai per avere più tempo libero sulla tua scrivania? Magari, che ne so, vuoi giocare al solitario? O magari, come me, lo fai semplicemente per avere più tempo di qualità da poter dedicare alla tua famiglia. In realtà non mi importa quale sia il tuo obiettivo. Quello che mi importa è che tu lo abbia sempre di fronte ai tuoi occhi come sprone per realizzare tutto quello che ti proponi di fare. Per cui partiamo dal primo consiglio. Quello che ti dico come primo consiglio è di focalizzarti su azioni singole. No, non intendo di andare a investire in un'azienda. So che su questo canale si parla di finanza e di investimenti, ma in questo caso intendo che il tuo focus deve essere sempre orientato alla attività che stai andando a svolgere in quel determinato momento. Se ad esempio stai scrivendo una email importante, non puoi distrarti sul tuo telefonino, magari per prenderti quei 5 minuti per guardare se la tua amica ha pubblicato su Facebook quella famosissima foto che ti aveva promesso sui cagnolini che fanno le capriole. Focalizzarsi su una singola azione, un compito alla volta, permette di farlo con più concentrazione e per cui di andare a completare nel minor tempo possibile e soprattutto con una qualità che ti eviterà successivamente di andare a correggere errori eventuali che si sono verificati per colpa della tua distrazione. Il secondo consiglio che ti voglio dare è relativo alla regola 2-5-15. No, non ti sto dando i tre numeri da giocarti sulla ruota di Bari per fare eterno all'otto, ti sto dando degli archi temporali. Quello che faccio è stabilire se una determinata attività prende più o meno tempo e in base a questo decidere se farla adesso o dopo. In linea di massima, se un'attività richiede 2 minuti o meno, la faccio subito, indipendentemente da quanto importante sia. Questo perché molte volte ti ritrovi ad avere tante piccole attività di scarsa importanza che però vanno effettuate entro la fine della giornata a tutti i costi. E che se fatte tutte assieme accumulate, alla fine possono occuparti una porzione molto importante del tuo tempo. Eliminando tutte le piccolezze nell'immediatezza, andrai a portare a termine tantissime attività in un periodo totale molto ridotto, per poi avere tanto tempo da dedicare a quelle attività molto più importanti o magari molto più complesse che ti richiedono maggiore attenzione o che allo stesso tempo hanno bisogno di tanta concentrazione ed impegno. Le attività da 5 minuti, ad esempio, cerco di intervallarle fra quelle di 2 e quelle di 15. Ti voglio fare un esempio pratico per cercare di essere il più chiaro possibile. Diciamo che hai queste tre cose da fare: mandare un'email di conferma a un tuo collaboratore per fare un ordine, ad esempio, di cancelleria, aggiornare un listino prezzi per un cliente che però è già consolidato e andare a riorganizzare il tuo archivio informatico, diciamo tutte le cartelle che hai sul PC perché non riesci più a trovare niente. Ora capisci bene che se cominci dall'archivio, che ti occuperà tantissimo tempo, ti potresti ritrovare col cliente che a metà giornata ti chiede dove sono i miei aggiornamenti tariffari, o magari ritrovarti a fine della giornata con quella maledetta email da scrivere che, se non l'hai mandata entro magari non so le 15:30, ti ritarda il tuo ordine di cancelleria, le tue matite, il tuo evidenziatore non arrivano domani. Come hai notato, non si tratta di un'organizzazione fatta per priorità o per importanza, ma per archi temporali, per tempo. Scrivere al tuo collaboratore: per favore ordinami 3 BIC, 2 matite, una gomma e un evidenziatore, sicuramente ti richiede meno di 2 minuti. Fare un tariffario aggiornato per un cliente con cui lavori da anni richiede sicuramente molto meno tempo di 5 minuti. Vai in Excel, aggiungi, che ne so, una formula che ti fa il 2 o il 3% in più dello scorso anno e lo tieni contento perché gli hai risposto in maniera celere. Però se tieni in considerazione queste cose, in meno di 10 minuti hai fatto già due attività che dovevi comunque fare entro la fine della giornata.
A quel punto puoi dedicarti a quelle attività che sicuramente hanno delle tempistiche superiori ai 15 minuti, anzi, come in questo caso, sicuramente richiederanno delle ore riorganizzare tutto il tuo archivio, però comunque va fatto entro fine giornata. E quello ti potrebbe occupare una buona porzione della tua giornata. Il terzo consiglio che voglio darti è quello di non sentirti obbligato a tutti i costi ad usare tutto il tempo che hai a disposizione per le attività lavorative. Quello che intendo è che ci sono studi che dimostrano che lavorare senza pausa alcuna per più di 20 minuti continuativi fa calare enormemente sia la soglia di attenzione e per cui tutto quello che è l'impatto in maniera negativa sulla qualità del tuo lavoro. Quando ad esempio vado a preparare lo script per un video, solitamente ogni 15-20 minuti circa mi alzo e faccio tante altre cose che non hanno niente a che vedere con questo lavoro che sto facendo. Anzi, non ne parlo proprio di questo lavoro. Neanche con mia moglie, magari se sta di lì e mi sta aiutando. Quei 5 minuti sono solo per me, per fare quello che mi pare. Fare una telefonata, parlare del più e del meno con mia moglie, leggere un giornale, insomma, distrarre la mia mente da quello che stavo facendo fino a pochi minuti fa. In base a questo concetto, alla fine degli anni 80, un italiano, tale Francesco Cirillo, ha sviluppato la famosa tecnica chiamata del pomodoro, che divide il tempo in porzioni di 25 minuti circa. Ne ho parlato in un video l'anno scorso, dedicato alla gestione del tempo tramite delle app. La tecnica prevede di lavorare per 20 o 25 minuti circa e poi prendersi una pausa breve che la pista si fa durare più o meno fra i 3 e i 5 minuti. Dopo 4 pause bisogna fare un riposo più lungo, variabile in base alla tua scelta, ma che deve essere per forza fra i 15 e i 30 minuti. Ti posso assicurare che l'utilizzo di questa tecnica è molto utile, io la uso da anni e ti posso assicurare che sono diventato molto ma molto più produttivo. Il quarto consiglio che voglio darti è di organizzarti con un calendario diviso per diversi archi temporali: giorno, settimana e mese. Sapere con esattezza quello che stai facendo, che dovrai fare, è importante per non trovarti mai impreparato nell'organizzazione del tuo lavoro. Io ad esempio, per quanto riguarda la produzione YouTube, utilizzo 3 calendari. Ogni calendario mi dice cosa devo fare in quella determinata giornata, in quella settimana, e poi ho anche già pianificato tutti i video per il mese. Poi so in quale giorno devo fare gli script, quando devo registrare, quando devo montare. Così facendo non mi trovo mai impreparato e, nel caso mi capitasse un imprevisto, saprò esattamente in quale parte del processo produttivo io mi trovo. Il quinto ed ultimo consiglio è una cosa che ho imparato negli anni, non solo per esperienza, ma anche perché comunque ho fatto diversi corsi di organizzazione e gestione del tempo. Il consiglio è di dimenticare il famoso mito del multitasking. Questa parola è stata utilizzata per anni per dividere le persone che non avevano voglia di fare niente da quelle che non sapevano fare niente. In realtà non è proprio così, è entrata nel lessico e sulla bocca di molti managers, probabilmente senza che questi sapessero effettivamente cosa multitasking significasse, e soprattutto a cavallo degli anni 90 è diventato un mantra per i selezionatori. Sai, l'azienda sta cercando una persona volenterosa e multitasking. Beh, signorina, io non è che ho scritto in fronte Windows 98. Io, come te, non siamo dei computer, non siamo delle macchine con un processore, non abbiamo un Pentium installato, non hai 64 GB di RAM. Il tuo obiettivo non è di fare tante cose assieme, il tuo obiettivo è fare le cose fatte per bene e nel minore tempo possibile. E più ti organizzi e meno tempo necessiti per portarle al compimento. Io nella vita ho fatto diversi lavori, ma quello in cui ho più esperienza è quello che continuo a fare ancora ad oggi, lo spedizioniere internazionale. Sono quasi 20 anni che faccio questo mestiere, per cui ti posso dire che ho fatto numerosi colloqui e arrivato a un certo punto della mia vita, ogni volta che un selezionatore mi chiedeva o mi diceva che l'azienda cercava una persona multitasking, dicevo con molta nonchalance che non mi interessava un'azienda in cui ancora si chiedeva una persona che fosse in grado di gestire le cose in multitasking. Quello di cui in realtà hai veramente bisogno è una organizzazione mentale e temporale, portata avanti con pazienza, in maniera tale che poi diventi per te esperienza, abitudine, cosa di tutti i giorni, affinché tu possa fare tutto quello di cui hai bisogno nel miglior tempo possibile e con la più alta qualità possibile, in maniera tale che tu non debba mai andare a ripetere le cose che hai precedentemente fatto. Bene, questi sono i miei consigli, o meglio, le mie considerazioni su come potresti essere più produttivo o come io sono diventato più produttivo, e volevo passare questi consigli a te. Ovviamente sono solo una parte della mia esperienza e ognuno ha la propria esperienza di vita e lavorativa. Magari le mie esigenze sono completamente diverse da quelle tue. Quello che ti ho voluto dare oggi sono solo 5 consigli che hanno impattato la mia vita e mi hanno permesso di organizzarmi al meglio nel fare e gestire le mie cose. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto e fammi anche capire quali potrebbero essere altri consigli
suggerimenti o attività di cui la community potrebbe beneficiare. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e, se sei nuovo sul canale, ovviamente di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Noi ci vediamo successivamente in un altro video, perché anche per oggi è tutto. Ciao!